Una processione per le strade della città vecchia di Gerusalemme, animata da canti e preghiere. Così la comunità cristiana della città santa ha celebrato la fine del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna. Il gesto è iniziato nel convento francescano di San Salvatore con la recita del rosario e la celebrazione eucaristica, presieduta dal custode di Terra Santa, Francesco Patton, e concelebrata dall'amministratore apostolico del Patriarcato Latino, Pier Battista Pizzaballa. Da qui, le centinaia di fedeli presenti, quasi esclusivamente della comunità locale, hanno percorso i vicoli del quartiere cristiano, portando in processione la statua della Vergine Maria. Da una benedizione nel cortile della Scuola dei Frati a un breve momento nella chiesa del Patriarcato Latino, per poi proseguire verso la Porta di Giaffa, luogo da cui storicamente pellegrini e visitatori accedevano alla Città Santa, e infine ricevere la benedizione nel cortile della Curia Custodiale. Tante le bambine, e non solo, vestite come la Madonna, a esprimere la devozione e la figliolanza di un popolo o la riconoscenza per una grazia ricevuta. Ho fatto un voto quando avevo l'età di mia figlia. Quando ero ricoverata in ospedale, mia madre mi chiese di mettere questo vestito. L'ho cercato per 8 anni e finalmente l'ho trovato e l'ho indossato. Chiedo alla Vergine Maria di proteggerci e aiutarci e di farlo sempre. Il fatto che la gente, il popolo di Dio, i cristiani sentano questa festa è una cosa molto bella, perché vuol dire che si sentono parte di questo cammino, che è il cammino di Dio per visitare noi, è il cammino di Maria che ci ha portato attraverso il suo figlio Gesù il Salvatore, ed è il cammino della Chiesa che continua a portare Gesù come Salvatore lungo tutta la storia fino agli estremi confini della terra, e dovrebbe essere il cammino di ogni cristiano, perché ognuno di noi, come Maria, dovrebbe poi in fretta, senza pigrizia, portare Gesù agli altri.